Il Giro d'Italia porta sempre tanto colore, scene pittoresche, come quella di Pasetta Garibaldi alla sua 60ª tappa. Ricorda il pirata e l'amicizia con Gino Bartali. Ma questa è la seconda volta che vengo quassù. La prima volta fui fortunato, feci un'ostrizione che diceva: batteremo le mani al grande Pandani, dominatore di Campo Imperatore. Manco a farla apposta vinse Pandani. Io ero intimo amico di Gino Bartali, sono stato ai funerali del povero grandissimo Bartali. Uno spettacolo unico vedere la gente sul Gran Sasso e tra i ciclisti del passato nomi eccellenti come Francesco Moser. È per scalatori, anche se la salita viene su molto gradualmente, però è lunghissima. E poi nel finale si farà sentire, perché è vero che non è tanto caldo e i corridori tengono di più, però gli scalatori qui nel finale faranno la differenza. In molti all'arrivo, gente comune, tutti assiepati per attendere l'arrivo della tappa, persone della sicurezza dei ciclisti, la mamma di un campione abruzzese, Giulio Ciccone. Comunque in tanti hanno voluto esserci al Giro, sono momenti unici, storici per la terra d'Abruzzo. Perché è italiano e perché è tifoaro dal 2015. È una gara dura, è una salita lunga, si inizia a salire da Calascio, è una salita interessante, può essere interpretata in vari modi, ma gli ultimi chilometri secondo me faranno la differenza, sono veramente duri. Devo dire che le persone sono sensibilizzate al tema e sto vedendo un sacco di macchine con l'adesivo attaccato sopra, quindi molto contenta. Campagna importantissima perché purtroppo i ciclisti sono poco rispettati sulle strade. Stamattina il primo messaggio è stato proprio quello: auguri alla mamma.